Nell'atroce c'è Udas in panchina con Scotto squalificato. Il tecnico sassarese può contare però su Coco, assente Oliena per squalifica, e schiera dal primo minuto nuovo arrivato Garruccio, esterno alto a sinistra nel 4-2-3-1. Dalla palma al Ghero in emergenza a centrocampo, Calvia recupera in extremis Friscia, ma deve fare a meno ancora una volta di Congiu. Davanti Serra stringe i denti e fa coppia con Riu. Gli ospiti ci provano subito dalle parti di Magliona con questo cross dalla destra di Piredda, che non trova nessuno pronto alla deviazione vincente. Azione quasi fotocopia della Teodosia qualche istante dopo, Delizos di tacco smarca Garruccio, ma il suo invito è fuori tempo per il pur veloce Monti. Nella prima frazione di gioco gli invii di Zani si rivelano veri e propri assist per Rio e Serra che, come in questo caso, non riescono però ad approfittare di qualche indecisione della difesa di casa. Alla mezz'ora ci prova Soju dal limite, ma Zani non si fa sorprendere e para senza problemi. Tre minuti dopo palla gol per il La Palma, incursione di Piredda, tiro cross e Rio da due passi manda alto. Il Teodosia risponde subito con Delizos, che sradica un pallone dai piedi di Mura e prova a sorprendere Zani dalla distanza che mette in angolo. Nella ripresa i padroni di casa si presentano in campo con Saba al posto di Garruccio e il tasso di pericolosità sulla sinistra aumenta sensibilmente. L'ex giocatore del Cusassari va subito via a Secchi, ma sbaglia la misura del cross e l'azione sfuma. Ora la Teodosia gioca molto meglio e al termine di questa azione corale ancora Piredda è costretto a mettere in angolo. Dalla bandierina Soju disegna una traiettoria attesa all'altezza del primo palo, Delizos brucia Zaccheddu e mette dentro l'1-0. Dal rallenti si coglie la bravura del numero 9 nello smarcarsi e girare in rete il vantaggio bianco-celeste. Si attende la reazione della Palma, ma pochi minuti dopo arriva il raddoppio della Teodosia. È ancora Saba a recuperare palla su Secchi, sulla sua tre quarti, e servire Ruiu. Lancio di prima per Delizos, Soja sbaglia il primo controllo ed è bravo Monti ad intervenire. Si adere con una finta a Zaccheddu e Arrigo e con una stoccata di destro sul palo lontano supera per la seconda volta Zan. Monti decide poi di non esultare in rispetto della sua ex squadra. Dal rallenti emerge tutta la velocità di esecuzione dell'esterno, finalmente decisivo dopo i problemi al ginocchio dei mesi scorsi. La reazione della Palma è rabbiosa, ci prova da fermo lo specialista Serra, ma Magliona manda in angolo nonostante il tentativo di Riu. Ma ancora il Teodosia rendersi pericoloso con questo terzo tempo di Ruggiu, a cui solo i riflessi di Zani impediscono di esultare. Ma il gol è nell'aria e arriva a metà ripresa. Verticalizzazione di Monti per Delizos che scatta sul filo del fuorigioco. Controlla la sfera, palla rasoterra per Saba che brucia Zaccheddu e Piredda e supera Zani, 3-0. E la Palma è ormai alle corde e solo l'imprecisione di Saba prima e la bravura di Zani su Delizos poi evitano un passivo più ampio. Finisce così, la Teodosia batte la Palma 3-0 e riapre il campionato.